Amore, siccome mangi come un uccellino, ho deciso di farti i crackers di semi. Cucina virtuale. No, guarda, non c'è nulla di cui essere felice, perché veramente crackers di Sam, ma che stai dicendo? Sono buonissimi. Allora, questo video è un video copiato paro paro, come dicono quelli colti. Allora, recentemente, oramai quando vedete il video sarà passato un sacco di tempo, perché l'ho fatto apposta a far fare molte le visual a chi l'ha creato. Allora, recentemente ho visto un video di Camilla Mendini, che è una ragazza dolcissima che io seguo su YouTube. Questa ricetta allora è una ricetta... Allora, è una ricetta che ho preso dal suo canale. Allora, lei a sua volta ha preso questa ricetta dal blog Labna. Lei a sua volta ha preso questa ricetta dal blog Labna e lo vedete ridere perché ho sbagliato 25 volte a dire questa cosa. E allora, ma è, quindi, ma è facile dirlo. Labna. Hai visto? Va bene. La faccio pure io. E allora, io vi invito a seguire Camilla, vi metto qua giù il suo video, e se vi interessa una cucina naturale, andate a seguire anche il blog Labna. Di nuovo, ma è naturale, è una cucina naturale. E allora, perché ho visto là che ci sono tantissime ricettine carine. Allora, naturalmente io non ho preso le cose uguali e le ho copiate, le ho interpretate a modo mio e con quello soprattutto che avevo in casa. Quindi spostiamoci di là e andiamo a preparare i nostri crackers di semi, mentre c'è qui Enzo che sta distruggendo la stanza. Andiamo. Gli ingredienti per questi buonissimi crackers di semi sono: 2 tazze di semi misti. Questi sono semi di zucca decorticata, girasole e lino, venduti così in bustine da 150 grammi. Ne occorreranno circa 2 bustine. Ogni tazza, infatti già ne ho versata una in questa tazzina. Quindi 2 tazze di questo mix o qualunque altro tipo di seme voi desideriate. Una tazza di semi di chia. Questo anche, della Colfiorito, lo trovo in tutti i normali supermercati, questi li ho presi alla SMA, anche alla Auchan. È una tazza di semi di sesamo, un cucchiaino raso di sale e una tazza di acqua. In una bowl metto le 2 tazze di semi misti, la tazza di semi di sesamo, ovviamente io vado con questa unità di misura, ma voi potete farne anche di meno, prendendo un recipiente più piccolo. Una tazza di acqua, a cui aggiungo anche il cucchiaino di sale. Voilà, con la spatola impasto il tutto. La chia gelificherà in pochi minuti. La chia è appunto questo seme che gelifica e che serve in questo caso da legante. Ma qua io la chia ancora non l'ho messa. E adesso aggiungo i semi di chia, una tazza anche di loro. Rimesto bene il tutto e faccio prendere l'umidità alla chia, che inumidendosi creerà un gel che servirà da legante, quindi a tenere bene uniti e coesi tutti i semini. A questo punto spargo il composto sulla teglia, naturalmente ricoperta da carta forno, e appiattisco il tutto. Un po' lo lascio perché adesso con voi voglio fare un esperimento. Intanto ho acceso il forno ventilato a 160 gradi. Ok, questi andranno in forno a 160 gradi per 20 minuti. Dopo 20 minuti usciteli, tagliateli a pezzettoni, rigirateli e fateli essiccare altri 15 minuti. Col composto che mi è rimasto voglio fare un formato più piccolo. Allora prendo questa teglietta che ho comprato alla Lidl. E voi mi direte perché? Perché magari serviranno da spuntino ad Enzo per la scuola, se vogliono dargliene qualcuno, quindi farli così in monoporzioni mi permetterà anche di porzionarli la giusta quantità. Non riempite tanto, schiacciate ben bene. Bene, anche questi in forno a 160 gradi, però questi faccio fare direttamente 30 minuti e copro le tegliette in modo che non si abbrustoliscano troppo. Trascorsi i 15 minuti, taglio i miei crackers a fette e ad uno li rigiro. Quindi li faccio essiccare per un altro quarto d'ora, sempre a 160 gradi.
con le formine in silicone sarà tutto più semplice, perché basterà scaravoltarle e poi voilà. Bravo Ombretta, sei un genio. Riposizionarle. Wow, scotta. E allora, 1, 2. Ok, di nuovo in forno a 160 gradi. Di nuovo in forno a 160 gradi per 15 minuti. A dopo. Eccoli qua i nostri crackers. Guardate che belli. Wow, Scott. Guardate che belli, se riuscite a prenderli. Sono incandescenti. E crocchiano. Wow, sono croccanti. Assaggiamo. Anzi no, per adesso non si può. Grazie Camilla per l'idea. Voi provateli e fatemi sapere se vi piacciono. Vi lascio le foto, ci vediamo dopo. Ciao! Gli uccellini mangiano male, gli uccellini mangiano bene e sanno il fatto loro, e quindi anche voi, se avete un uccellino, chiedete a lui qualche ricetta. Smettila! E allora, ma perché ridi? No, perché sei così. E allora, questi crackers sono buonissimi. L'unica avvertenza è: vi consiglio di fare quelli piccoli, perché quelli grandi ve ne scofanate un sacco, ne mangerete uno dietro l'altro, solo che siccome contengono la chia, intanto li mandate giù e poi vi gonfiano nella pancia, vi fanno la gelatina di chia e rimanete abbuffati tipo per tutto il pomeriggio. Quindi mangiateli con parsimonia, non fate come me che quando li ho sfornati ve ne sono mangiati 4 e poi sono stata come uno scarafaggio sulla schiena a dondolarmi tutto il tempo, perché... Che brutta scena. Bene, e quindi, se anche voi. Bene, se anche voi. No, lasciamo tutto. Toglila! Bene, quindi, se anche voi volete fare la fine dello scarafaggio, provate questa ricetta. Immaginavo più un coleottero. Siamo sempre della stessa famiglia. E quindi, bene, provate questa ricetta, fateci sapere cosa ne pensate. Veniteci a trovare sulla pagina Facebook e... su Instagram, e io vi invito a guardare questo scarafaggio e Ombretta sul canale Arte per Te e sul canale Ombretta, dove parlerà di DDT e scarafaggio. Dai, la basta. Noi allora, ci vediamo presto, è finito il video, sulle vostre tavole. Ciao, i crackers sono buonissimi. Ciao Camilla.